two, three, go. Yeah. Sierra. Oddio, ma... Per Carla, la prova pole dance è certo inaspettata, però io voglio tirar fuori il suo lato sexy. Lei deve credere ancora in se stessa, anche perché se lo può permettere. Quando le ho viste ho detto no, non è possibile, non ce la farò mai. Io non lo voglio fare, ma comunque... Ecco qua. Carla, guarda, ti vorrei presentare Crystal, che è la fondatrice della Milan Pole Dance Studio, perché tu oggi farai una lezione di pole dancing. Però ti spiego meglio, Crystal. Benvenuta. Allora, questa è la pole. Gira e si fa una ginnastica artistica con tacchi. Eccomi, ta-da! Dobbiamo tirar fuori il tuo lato sensuale. Spesso mi sento ancora bambina e ragazzina e non ho tanta voglia di crescere. Sentirmi donna e mettermi quindi in gioco, lasciarmi andare, mi fa paura. Prima di iniziare bisogna sempre pulire il palo. È una cosa molto seria. Quindi lentamente, sexy, lo puoi anche fare a casa tua. Quando fai le pulizie, lo sguardo, la civetteria, il gesto possono fare la differenza e uniti ad un corpo che ha allenato e che ha tenuto in buona forma può ottenere ciò che vuole. Sguardo un po'. Aiuto! Mi... Questo è il tuo palo. Again, it's time to buy more soul. The flavor you will savor in your soul. Wax is distributed in Benzo. La prima cosa che facciamo è aggancio il palo. Esatto. Mi do una piccola spinta, questa mano un po' più giù e giro. Con le gambe indietro. Questa è la base. Sì, tu sei forte, perciò tenendoti col braccio destro riesci a spingere il bacino e scendere. Beh, è stato divertente. Perfetto, questo è perfetto. È entrata qua che era una gattina, esce che è una macchina da guerra. Niente, vedi fare l'angelo quanto costa. Veramente. L'angel Francesco si è fatto contaminare da questa prova, non ha resistito, anche lui ha voluto salire sul palco ed esibirsi. Agganci, giri. Che belli che siete! Spingi! Questa prova l'ha convinta. Ce la può fare. Qualcosa di bello sta per accadere.